Ciao amici, sono appena venuto a casa. Come state? Sul mio secondo giorno di lavoro. Guardate che bel sole che c'è. Volevo farvi una piccola panoramica di quello che sta succedendo a distanza di circa poco più di un mese. Ho piantato le prime piantine il 28 di marzo. La lavanda, guardate che bella. Questa è Longberry, questa pianta qui nuova. Vediamo come viene, ma sta venendo già bene. Questo è il Tiberry. Questo ha un po' di malattia, vedo qui. Vedete? Però sta facendo foglioline nuove. L'altra lavanda che ho messo lì, vediamo cosa succede. Volevo salvarla. La nostra bella peonia. Guardate che meraviglia, ragazzi. Guardate che rosso. È bellissima. Questa è la mia mano. Guardate quanto grande è. Ha un profumo, tra l'altro, eccezionale. Mamma che buona, doppio bocciolo addirittura, e ogni anno le taglio a zero e crescono così. Qui abbiamo la nostra bella pianta di Lilium, anche questa era tutta sepolta dall'edra, vedete quanta edra c'era? Questo qui non l'hanno lasciato andare troppo. Questo è il mio super piantone tipo che avete visto, che ho fatto la confezione anche per San Valentino, andate a vedere quel video lì, l'ho tenuto così, guardate che bello sta venendo, il laghetto. Scusate, dopo qua ci saranno le ninfee. Questa è la pianta delle farfalle, che è una specie di malattia che però ho trattato ieri sera con una specie di intruglio, diciamo, una pozione magica, come faceva mia bisnonna, con aglio, rosmarino, salvia e timo, limone, perché sono tutte cose che ho in giardino. Passiamo di qua. Qua sempre qualcosa, qualche foglia nuova c'è, sempre del raspberry, ovvero dei lamponi. Eccola qua, pianta dei lamponi. Queste sono tutte le fragoline che stanno nascendo spontanee, perché prima qui c'era una specie di piccola piantagione di fragole, e continuano a uscire chiaramente. E questo è l'altro lampone, eccolo qua, l'Autumn Bliss. Qua stanno nascendo un sacco di mughetti, ragazzi, guardate che belli. Questa è la clematide. Qui abbiamo la pianta delle farfalle, questa sta già crescendo. I protagonisti: rosmarino, salvia, timo, limone. Qui è nata l'insalata, guardate la lattuga. Così vedete anche tutte le risultate a distanza di poco più di un mese, ragazzi. Qua fa freddo, va ancora giù la temperatura, non è facile, c'è vento. Comunque dai, vedo che i risultati arrivano lo stesso. Qua questa è la rucola che ha messo giù, sta ancora continuando a nascere. Gli spinaci, due sono morti, uno era qua, uno era di là, però gli altri sono tutti quanti vivi e ne ho ancora in serra, quindi. Il nostro bel lollo rosso, eccolo là, in fondo le carote. E lì ho appena messo giù 8 piante di cipollotti. Qui ho la tanicona da 100 litri e lì ho salvato altri, sono 50 litri in tutto lì, sì. Andiamo pure di qua, le zucchine, i fagiolini. Vedete che ho sempre pronti i tunnel, perché non si sa mai, qua cade va giù la temperatura, non so come comportarmi. Qua i pomodori, eccoli qua. No, questo non c'entra niente, ragazzi, non che non pensiate che... E gli altri pomodori, quelli che ho salvato dalla prima, diciamo, invasata. E qua ho l'altra tanicona gigante da 100 litri, la cisterna, che sto ancora andando avanti con l'acqua piovana. Andiamo in serra, eccolo qua, questo lo spruzzino l'ho fatto con quella soluzione lì, aglio, rosmarino, salvia, timo, limone. Le fragole le ho messe così, sotto abbiamo tutte piante di, mi viene in inglese, perdonatemi, di zucchine. Qui ho appena piantato anche qui una fila di rucola. Qui abbiamo 3 vasoni di basilico, le orchidee di Anna,
Qui ho provato a piantare le melanzane, ma non sono sicuro perché qui il clima non è giusto. Qua, nati gli spinaci, che in caso andrò a piantarle di là, in cassone. Queste erano carotine. Tra poco metto giù le piante di mais che mi sono nate, vedete? Giù ancora zucchine. A me piacciono da morire le zucchine, le mangerei a tonnellate, quindi non c'è problema. Qui ho i cipollotti, qua un'altra zucchina, nata così per caso, ho provato ed è partita. E poi guardate che meraviglia le coste, queste mi stanno dando tanta soddisfazione, eh? Vengono su che è un piacere, io ho già mangiato 5 volte con queste qua. Ragazzi, spero che questo micro tour vi sia piaciuto, grazie di essere passati a trovarmi, lasciatemi pure un like se vi piace il nostro canale e iscrivetevi chiaramente, che a noi fa molto piacere e ci aiuta a crescere. Siamo quasi arrivati a 100, non so quando uscirà questo video dell'officina vegetale, perché sono sempre coperto di lavoro, ho un sacco di video da fare e Anna anche lei sta lavorando, in più sta facendo anche insegnante di inglese, se per caso qualcuno vi interessa, insegna sia inglese sia italiano, se avete qualche amico inglese noi siamo qui. E chiaramente seguiteci su Instagram e avete sempre contenuti esclusivi e foto. See you soon!